Come agisce l'auricologia? L'auricologia è una tecnica riflessa e fa parte di quel mondo delle riflessologie che si basa sul principio che ogni parte del corpo non è altro che un riflesso e sviluppo a livelli più grandi di piccole parti che hanno gli stessi principi, gli stessi concetti di tutto l'organismo. Per avere un po' un'idea di cosa possiamo intendere, possiamo fare riferimento all'ologramma o, ancora meglio, al concetto di frattale. Che cos'è il frattale? Il frattale non è altro che il ripetersi su varie scale di strutture che nascono in piccolo e si riproducono mettendosi insieme queste parti piccole e riproducono la stessa immagine, la stessa struttura a livello più grande. Un esempio che possiamo avere tutti quanti sotto gli occhi, per esempio, è il cavolo romano, che ha questa struttura fatta di piccoli punte che in realtà non sono altro che l'insieme di altre punte più piccole che formano una punta più grande. Le punte più piccole sono ancora li mettere insieme ancora parti più piccole che hanno più o meno la stessa struttura. Così è il nostro organismo, che appunto non ha altro che a vari livelli ripetere lo stesso programma, la stessa struttura. Come agisce allora provocando uno stimolo? Agisce soprattutto, per quello che noi conosciamo, su due vie, su due strade. Una è quella che è stata studiata soprattutto in Occidente, che fa riferimento al sistema nervoso, per cui un impulso per via nervosa viene trasmesso e si ripete sempre ad altri livelli. Un'altra via per cui questa stimolazione riflessa agisce è quella che viene studiata in Oriente e si basa sul concetto del flusso energetico nei canali energetici meridiani piuttosto che i canali energetici dello yoga, eccetera eccetera. Ma la cosa importante è sapere che, come in tutte le riflessologie, anche nell'auricologia io posso stimolare l'organismo e quindi da uno stimolo su un padiglione, su una zona riflessa, agisco sulla zona. Ma anche la cosa viene anche al contrario, cioè il corpo mi dà delle informazioni sullo suo stato, sulla sua situazione, dandomi delle informazioni che si evidenziano a livello della zona riflessa. Questa è l'auricologia, una tecnica riflessa.